davvero la crisi che stiamo attraversando ad incidere sul calo delle nascite, oppure i motivi sono altri e magari più sociologici. Il dato però è certo e riscontrabile, fornito dalle aziende sanitarie della provincia di Treviso. Come riporta anche una ricerca di Vita del Popolo, ben 150 nuovi nati in meno a Treviso, meno 101 all'ospedale di Castelfranco, meno 49 bambini nati a Montebelluna. Unico dato positivo Oderzo, con un più 38. Anche Campo San Piero nel Padovano chiude il 2011 con un meno 12 nati rispetto al 2010. Il minimo storico in provincia di Treviso si era toccato nel 1995, poi le nascite erano sempre aumentate fino al 2007. Dall'anno successivo, l'anno della crisi, il 2008, un lento e inesorabile crollo. Ma i motivi sono davvero da ricercare tra le difficoltà economiche? Sul calo delle nascite certamente la crisi incide. Incide anche sul contributo che possono dare le donne straniere, che ovviamente si devono confrontare con i costi, con le difficoltà dell'avere figli oggi, dove il lavoro è diventato più, purtroppo, più raro, più prezioso. Dall'altro però bisogna tener conto che il calo delle nascite ha anche purtroppo un fattore extra crisi, magari dipendesse tutto dalla crisi, nel senso cioè che noi il calo delle nascite ormai lo viviamo dalla fine degli anni 60. Dalla fine degli anni 60 c'è stata una continua contrazione che poi si è accelerata alla metà degli anni 90, si è risollevata e oggi ritorna ancora ad incidere. E credo che sarà un fenomeno con cui purtroppo, di cui non vedo soluzione, per il semplice fatto che il contributo alla natalità delle donne immigrate pesa oggi, contribuisce oggi per un 20%, per un quinto. Ma per il resto però c'è alle spalle lo stesso calo delle donne che potrebbero avere figli, perché appunto non sono più numerose come nel passato, delle donne locali, delle autoctone, delle italiane. Per cui credo che il problema demografico risulterà irrisolto. Insomma, pare che la crisi non faccia bene alla natalità e nemmeno ai matrimoni. Le difficoltà economiche, lavorative, finanziarie mettono in difficoltà sia il rapporto genitori-figli, quindi l'asse verticale, sia anche quello orizzontale del rapporto proprio di coppia uomo-donna, marito-moglie, partner, chiamiamolo come vogliamo, e perché se solo si ipotizzasse che, non so, una coppia dove entrambi lavorano, uno dei due perde il lavoro, eccetera, si innestano delle tensioni che possono, se ci sono già delle fragilità, eccetera, possono far disintegrare l'unità della coppia. Dato che siamo vicinissimi a San Valentino, ecco, l'augurio che faccio è che non sia vissuto ovviamente solo in chiave così commerciale, ma che sia un ripensamento sul fatto che noi abbiamo bisogno di un sovrappiù di affettività e di amore, proprio perché in tempi di crisi l'amore diventa un bel collante sociale, una bella risorsa sociale, un capitale relazionale molto forte e molto bello. Il rischio è però una sorta di congelamento demografico e un paese sempre più vecchio. Tanto è vero che le previsioni dell'Istat del Veneto tra un metà secolo, tra 50 anni, danno il peso degli anziani, il peso demografico. Oggi siamo attorno ad un quinto della popolazione, sarà un terzo, cioè un terzo nel 2060, nel 2065, un terzo della popolazione veneta avrà più di 65 anni, ma soprattutto avrà una longevità crescente, per cui i 100 anni, le persone cosiddette centenarie, saranno non più, aggiungo io per fortuna, un fatto eccezionale. Comunque degli anziani sembra più, non solo più longevi, ma anche più giovanili. Non più giovani, perché questo sarebbe una contraddizione in termini, ma giovanili, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista degli stili di vita, dei comportamenti, dell'abbigliamento, dei consumi alimentari, delle stesse vacanze, dell'oasir,
del tempo libero. E con anche di cose carine e positive, penso ad esempio al discorso che i nostri bambini o i bambini del futuro avranno sempre più nonni e nonni che vivono più a lungo, quindi avranno, non solo conosceranno sempre di più i nonni, ma avranno a disposizione anche i bisnonni probabilmente, ecco, perché è una figura che con la longevità potranno conoscere. E se questo può essere così utile, la figura del nonno credo sia anche una risorsa che va, appunto anche pedagogico, educativo, che può essere recuperata bene. Questo amore chi lo dà? Lo do a te finché vivrò, solo te io amerò. Inna na na ni nao, questo amore chi lo dà? Lo do a te. Antidoti o rimedi particolari non ce ne sono, solo le attenzioni già note, ma che forse fa bene ricordare. Come risolverlo? Ecco, il momento non è certamente propizio, perché in momento di crisi il discorso della natalità arranca con ancora più fatica. Però la ricetta è quella di sempre, cioè un discorso di politiche e per l'infanzia e la natalità e dall'altro per la famiglia. Non quella fai da te, perché appunto quella fai da te produce i risultati fai da te, e questi i risultati demografici attuali sono i risultati fai da te, cioè un insufficiente ritmo. Credo che però il discorso oggi sia terribilmente complicato proprio dal discorso delle difficoltà economiche, lavorative, eccetera. Però è imprescindibile partire da un discorso di promozione e della famiglia, e di una famiglia però non che faccia solo così la coppia, ma di una famiglia che produca anche figli, che sia coppia genitoriale.